Siamo felicissimi che tu sia qui e spero ti piaccia molto Roma. No, I don't. Sai che mi piace, questo lo sai. Allora, detto questo, una domanda abbastanza banale, però insomma a me di grande interesse. Tu sei un attore con tantissima esperienza. Vorrei capire che cosa ti ha lasciato Lost e che cosa ha significato per te comunque sia collaborare in questo progetto molto lungo ma che ha stravolto completamente l'approccio della fiction in televisione. Well, first of all, to play the same role over a period of 6 years, for me, if I learned anything from that was the amount of discipline required. Innanzitutto il fatto di dover interpretare per 6 anni di fila lo stesso personaggio, se c'è una cosa che ho imparato è che ho imparato ad essere molto disciplinato. And I was happy and relieved that I was able to get through it. E sono stato felice e anche sollevato di avercela fatta. And in terms of maybe the show having an influence on other shows, to the best of my knowledge, there are some other shows, maybe like Flash Forward, that seem to have incorporated elements of Lost. So it has had an effect, I think. Per quello che riguarda la possibilità che Lost abbia, con questo suo approccio, ha avuto un impatto, un effetto anche su altre fiction, forse Flash Forward ha un pochino ripreso quello che è stata l'impostazione di Lost, quindi sicuramente sì, un effetto l'ha avuto. But in terms of good writing, if that influences other shows to aspire to like similar standards, then well and good. Ma per quello che riguarda una buona scrittura della sceneggiatura, se questa è l'influenza che un show di questo genere può avere, beh, sicuramente è qualcosa di estremamente positivo. Grazie. Un'altra domanda. Ovviamente è una domanda che ci staranno ponendo tutti. Quali sono i tuoi piani futuri? Che cosa succede ora che Lost è finito? I would like to take some time to remember who I really am. Vorrei prendermi del tempo per cercare di ricordarmi chi sono veramente. Io non sei, non sei Said. No, mi dispiace. Quindi non hai un programma già prestabilito, non ti vedremo presto su qualche altra serie. I'm gonna live my life. Tanto vivo la mia vita. That's all right. Va bene. Allora, ripasso la parola a Kevin e ahimè ci dobbiamo concludere qua e devo portare via. Quindi lascio la parola a Kevin. E cosa vuoi dire al nostro pubblico? Stanno per vedere la finale della stagione. Well, I just want to say thank you for having us. It's been a wonderful time in Rome. I spent 2 years living and working here and I love your city and people, so thank you. Innanzitutto grazie per averci invitato qui a Roma, abbiamo raccolto dei momenti fantastici, sono stato 2 anni, ho lavorato e vissuto qui, quindi grazie. And you're about to watch the finale of season 6 of Grey's Anatomy. E state per vedere il finale della sesta stagione di Grey's Anatomy. Which is a pretty action-packed finale for Grey's Anatomy. Usually we're just, you know, wandering around and sort of making out with each other and stitching people up. But there's a lot more drama and action, so get prepared for it. In questo finale ci sarà molta più azione di quanto vi potete immaginare, di quanto potete aspettare in Grey's Anatomy, dove generalmente non facciamo altro che girare, andare in giro, provarci l'uno con l'altro, mettere i punti di sutura a qualcuno. In questo caso invece l'azione ce n'è e fare parecchia. So enjoy. Thank you very much. Buon divertimento e grazie. Ora due parole da Navin. E mica la stampa così. Thank you so much for coming down tonight. Thank you for being bothered to come down and thank you for watching the show for the last 6 years. Grazie per essere venuti questa sera, grazie per esservi dati la pena di venire e grazie per aver visto la serie in questi 6 anni. And I really hope that you enjoy it and don't fall asleep. Vi auguro tanto che vi piaccia e mi raccomando non addormentatevi.